L'ipotesi che ha fatto D'Alema del governo del presidente per il 5 marzo, cosa ci vuol dire? Noi dobbiamo lavorare in questi 50 giorni, 60 giorni che mancano al voto da qui al 4 marzo, guardando in faccia gli italiani, parlando con loro, ragionando con loro, confrontandoci con loro, spiegando il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, raccontando la fatica del cambiamento necessario per l'Italia, raccontando i risultati ottenuti che sono il frutto del lavoro e dello sforzo delle famiglie, delle imprese, degli italiani e anche di una forza politica come il PD che con grande serietà ha provato fino in fondo a fare bene il proprio mestiere. Noi vogliamo che il 4 marzo esca un segno di rinnovata fiducia per il Paese, quindi lavoreremo al massimo perché le nostre ragioni risultino vincenti. Tutto quello che accade dopo, sinceramente, non è tema di una discussione sui giornali oggi. E noi abbiamo il dovere di rendicontare lo sforzo di questi anni e di proporre una prospettiva al Paese. È questo il tema per i prossimi giorni, per queste ore. Quindi, sinceramente, a D'Alema quello che posso dire è questo, che quando chiama all'unità, domanda l'unità, la pratichi più che predicarla. In Lombardia c'erano le condizioni, ci sono ancora le condizioni per vincere sulla destra dopo 23 anni di governo della Lega e di Forza Italia. Inspiegabilmente sono andati divisi dal candidato che se la sta giocando con il centrodestra, che è Giorgio Gori. Pratichino l'unità più che predicarla. Noi facciamo il nostro mestiere, andiamo avanti fino in fondo e credo che l'impegno di tutto il PD sarà questo. E a proposito di Gori, ha detto anche sulla candidatura della Boschi, sul fatto, no? Si è pronunciato anche lui sul fatto di non blindare la candidatura della Boschi. Gori, anche lui si è pronunciato. Ma credo che Gori sì, giustamente. Ma sono, guardi, il Partito Democratico ha un gruppo dirigente, ha delle persone che in questi anni hanno lavorato tanto e bene e tutte devono essere messe nelle condizioni di fare fino in fondo la propria parte di campagna elettorale. Faccia conto che non c'è qui il segretario regionale. Okay, non c'è sulle candidature umbre? No, ma noi abbiamo grande rispetto per le discussioni, i confronti e il lavoro che i nostri gruppi dirigenti a livello territoriale fanno per comporre le liste. È in corso questo lavoro, quindi lui sa benissimo che c'è stima e che c'è il riconoscimento di una funzione dirigente che si sta assolvendo fino in fondo. Qui come altrove noi siamo nelle condizioni di candidare persone capaci, rappresentative del territorio, dobbiamo fare bene insieme questo lavoro e queste sono le ore per mettere a punto tutto, per cui fateci lavorare. L'intesa con i radicali cosa manca ancora? Ma io l'ho seguita dall'inizio e credo che ci siano tutte le condizioni perché l'accordo si faccia, c'è un punto fondamentale per l'Italia che ci riguarda e che condividiamo, che è la prospettiva europea, il rilancio di una grande battaglia europeista in Europa, in Italia, di fronte a chi come Salvini, Di Maio e Berlusconi in realtà non crede, non scommette sull'orizzonte europeo. Faccio notare che qualche giorno fa, qualche ora fa, la Le Pen, con un'intervista su un importante quotidiano italiano, si è pronunciata per Salvini e domando ai moderati del centrodestra come fanno a votare una coalizione con Salvini in campo, sostanzialmente a tenere il passo della peggiore destra europea interpretata dalla Le Pen. Noi siamo un'altra cosa, con Emma Bonino c'è un confronto positivo e penso che ci siano le condizioni per unire le nostre forze.